Sono Paolo Minonzio, contitolare con mio fratello Luca dell'azienda agricola Minonzio a Bobbiate, a Varese. L'azienda è nata con mio papà, che produceva ortaggi e vendeva direttamente al mercato coperto di Varese. Con la chiusura del mercato abbiamo incominciato la vendita diretta della nostra verdura e abbiamo aumentato l'allevamento di bovini da carne. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Landoni e lavoro nella nostra azienda dal 2008, da quando ho finito l'Istituto Tecnico Agrario, e mi occupo principalmente della produzione. Lavoro insieme a mio papà e a mio fratello. Io sono Matteo e lavoro qui dal 2002, mi occupo più che altro della parte commerciale, quindi della ricerca di potenziali nuovi clienti e del mantenimento di quelli che abbiamo già attualmente. Mi chiamo Luigi Angelo Brumana, sono contitolare dell'azienda agricola La Bergamina di Lozza, un'azienda di bovini da latte acquistata nel 2002. Ho fatto questa scelta per cambiare modo di vita. Buongiorno, questa è l'azienda agricola Al Mulino, io sono Valeria Ciglia, ci troviamo ad Azio, in Valcuvia, alleviamo capre da 7 anni, sono 300 animali circa che vivono nella stalla adiacente. Gli animali sono divisi tra razza Sanen e razza Camosciata. Producono ogni giorno una media di 5 quintali di latte che trasformiamo poi nel lattiguo caseificio. Le nostre bovine producono latte alimentare ad alta qualità e in questo momento abbiamo in lattazione circa 110 animali con una media circa 30 litri di latte al giorno. Il nostro latte viene ritirato dalla Granarolo e viene utilizzato per fare latte destinato ad latte alimentare ad alta qualità. Siamo in azienda io e mio fratello dal 2005, siamo diventati soci e titolari dell'attività. Abbiamo preso questa decisione di continuare il lavoro del papà e della mamma per una scelta di passione e per una scelta anche di possibilità di avere un lavoro proprio. L'innovazione più che altro che ho cercato di portare nella nostra attività è cercare di togliere, di accantonare un pochettino la vendita tradizionale, per cui la vendita al pubblico o quello che era l'esclusiva vendita ai piccoli grossisti e commercianti, per andare appunto nella fascia della grande distribuzione. Col passare del tempo abbiamo ridotto il numero di specie coltivate e ci siamo concentrati su poche specie in modo tale da riuscire ad aumentare i numeri, così che potessimo arrivare sul mercato con una maggior quantità di prodotto e quindi riuscire ad essere più competitivi sia sul prezzo finale che sul costo di produzione. Abbiamo aumentato il numero degli animali, siamo arrivati a 90 animali in stalla e abbiamo continuato l'attività della vendita diretta degli ortaggi. Da quando ho acquistato l'azienda abbiamo fatto alcuni investimenti a livello strutturale che mi hanno permesso lo sviluppo dell'attività. Innanzitutto ho sistemato il piano di reflui costruendo i vasconi e le platee del letame. Ho cambiato i tetti, che prima erano in Eternit e adesso sono in coibentato, anche per un benessere a livello umano ma anche a livello ambientale. Dopo ho avuto un cambio degli automezzi per una sicurezza aziendale mia e del personale. Adesso l'azienda, con tutte queste introduzioni, è in linea con tutte le normative esistenti. Quello che vedete alle vostre spalle è il caseificio di paglia. Il suo nome deriva proprio dalla tecnica di costruzione. Questa struttura è stata costruita proprio usando i balloni di paglia con il metodo Nebraska. È un metodo assolutamente ecosostenibile ed è tutto quanto fonte dell'innovazione dell'azienda di questi ultimi anni. Il caseificio è stato costruito grazie all'apporto del PSR e ad oggi qua dentro lavoriamo più della metà del latte prodotto in stalla. Abbiamo dovuto anche quest'anno investire un buon capitale
per aumentare la superficie delle serre coltivabili, perché la richiesta del prodotto è sempre maggiore tutti gli anni. E questo comporta anche a livello familiare tanti sacrifici e tanto lavoro in più. In questo periodo dell'anno la nostra produzione è concentrata sulla produzione di basilico. Negli ultimi anni siamo arrivati a farne un numero considerevole. Quest'anno le prospettive sono di arrivare al numero di 300.000 piante. Il caseificio si pregia di lavorare il latte di capra idoneo per trasformare formaggella dell'Uinese. Facciamo parte del consorzio e questo formaggio è il primo DOP italiano prodotto con tutto quanto latte di capra lavorato a crudo. Il fiore all'occhiello delle nostre valli, ed è importante mantenere questa lavorazione e farla conoscere, perché significa anche sostenere il territorio che ci ospita. Grazie alla lavorazione della formaggella abbiamo avuto tanti contatti, tra cui quello più importante attualmente è sicuramente quello con il burrificio Prealpi. E con loro abbiamo un contratto in esclusiva e diamo loro diversi quintali di formaggella. Si occupano poi loro di portarla in tutte le aree italiane che la richiedono, ed è un prodotto molto apprezzato che fa viaggiare il nostro territorio in questo modo. L'innovazione che abbiamo portato in azienda è stata l'anno scorso l'apertura del nostro spaccio agricolo in centro al nostro paese, a Bobbiate, in piazza. Vendiamo i nostri prodotti, la verdura che coltiviamo nei nostri terreni e la carne dei bovini che alleviamo in azienda. La nostra nuova avventura ci sta dando molte soddisfazioni dal punto di vista economico. La gente di Bobbiate, che io pensavo non sarebbe venuta in un negozio fatto da contadini, invece ha risposto bene, abbiamo molti clienti. Il futuro non è roseo per il prezzo del latte, il che non permette un futuro sviluppo sereno dell'attività economica e aziendale. Questo lavoro mi è sempre piaciuto e vorrei continuare a farlo negli anni a seguire. L'unico problema esistente adesso in agricoltura per quanto riguarda il nostro settore, il settore lattiero-caseario, è quello del prezzo del latte riconosciuto alla stalla, che è inferiore al prezzo di produzione. Il problema maggiore della nostra produzione, così come nelle altre aziende credo, è il continuo aumento dei prezzi di produzione e del costo della manodopera. I prezzi di produzione quest'anno, per quanto riguarda il basilico, sono un po' calati, però non si può sempre contare su dei prezzi così bassi, e sappiamo tutti che probabilmente tra qualche anno aumenteranno e dovremo farne fronte. La cosa che più mi lascia perplesso è il fatto che tanta gente che viene da noi in negozio poi, quando vede un trattore che va piano su una salita o che sporca un po' la strada, è la prima a lamentarsi. Ci piacerebbe avere più attenzione dalle amministrazioni pubbliche, in quanto troviamo parecchio complicato il rapporto con la burocrazia, perché impegna parecchio tempo anche a livello lavorativo, togliendo appunto il tempo che servirebbe dedicare alla produzione, alla vendita del nostro materiale. Perché rispetto all'Europa costa 5 centesimi in più al litro la burocrazia. Produrre squisiti formaggi di capra è la nostra passione. Naturalmente ci sono grossi problemi legati alla commercializzazione. Ci vengono troppo spesso richieste una quantità di autorizzazioni e cartacce varie molto importanti. E francamente questo appello che faccio è proprio in relazione a ricordare che siamo delle piccole aziende, che abbiamo delle lavorazioni prettamente artigianali e non possiamo certo concorrere con le grandi industrie che fanno formaggio da questo punto di vista. Noi cerchiamo di metterci il massimo impegno nel fare il nostro lavoro e nel dare dei prodotti buoni.
Abbiamo un problema di mancanza di superficie agricola che può essere usata e anche della disponibilità di certi proprietari a far usare i terreni da agricoltori. La mission dell'azienda è quella sicuramente di continuare a produrre squisiti formaggi e di commercializzarli attraverso i canali della grande distribuzione così come dell'e-commerce. Farci conoscere dalle persone significa anche sostenere ampiamente il nostro territorio, che è quello che ci dà naturalmente l'opportunità di svolgere questo splendido lavoro. Il nostro lavoro piano piano è diventato una grande passione e contiamo di andare avanti facendolo nel miglior modo possibile. Spero che la gente comune si possa convincere che noi allevatori e noi agricoltori siamo fondamentali sia per la tutela del paesaggio ma anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Siamo contenti della nostra scelta e del lavoro che facciamo. Speriamo di poter continuare per molto tempo a farlo e a continuare ad offrire i nostri prodotti ai nostri compaesani. Questo lavoro lo si fa con passione, ma anche con grande lungimiranza. Desideriamo lasciare un testimone a chi arriva dopo di noi, sia a livello aziendale, sia proprio come prospettiva di vita. Il domani è qualcosa che può essere anche molto lontano e è oggi che bisogna pensarci e noi agricoltori ci pensiamo.